Buongiorno a tutti, eccomi finalmente tornata con un nuovissimo video su The Sims. Questa volta però voglio mostrarvi come scarico il materiale personalizzato. Ebbene sì, ho deciso finalmente di registrare questo video che mi richiedete in tantissimi. Sotto ogni video dedicato a The Sims c'è sempre la domanda: come scarichi il materiale personalizzato? Dove trovi tutte le cosine che utilizzi per arredare la casa, eccetera? E quindi mi sono decisa a registrare questo video. Il sito che utilizzo, il sito principale che vado ad utilizzare per cercare il materiale personalizzato è Pinterest. Pinterest in realtà lo utilizzo più come motore di ricerca, perché poi non vado a scaricare direttamente da Pinterest, ma vado semplicemente a cliccare sulla foto, sul materiale che mi interessa, e poi vengo linkata ad un secondo sito dove poi effettivamente vado a fare il download. Vado semplicemente a scrivere nella barra delle ricerche The Sims 4 CC e come potete vedere appaiono già tantissime cose, dai capelli ai vestiti, ai costumi, ai telefoni, agli accessori, gli articoli per arredare la casa, insomma di tutto e di più, cose una più bella dell'altra. Veramente ci vuole tanta pazienza, io perdo veramente sempre un sacco di tempo a scaricare il materiale personalizzato perché mi piace tutto, vorrei scaricare tutto, però ovviamente non vado troppo ad intasare il gioco, anche se in realtà ho già veramente tantissimo materiale personalizzato. E poi, come potete vedere, ci sono anche le sottocategorie che sono veramente molto utili, come ad esempio la cucina, i tattoo, la camera da letto, le scarpe, i vestiti, gli accessori della Apple. E anche per quanto riguarda la Apple, mi chiedete spesso dove scarico, dove ho trovato il computer, l'iPad, l'iPhone, eccetera. Su Pinterest, semplicemente andando a scrivere The Sims 4 CC Apple. Vedete quante cose appaiono? Voi dovete semplicemente andare a cliccare sulla foto che vi interessa, come ad esempio in questo caso, cliccare nuovamente sulla foto e si aprirà un altro sito. Io adesso non vado a scaricare questo materiale personalizzato, questo computer, perché ce l'ho già, però vi faccio vedere un attimo il passaggio e dopo insieme comunque andiamo a scaricare lo stesso qualcosa di arredamento e poi lo vediamo nel gioco. Allora, bisogna cliccare ancora sulla foto perché in questo sito non c'è la voce download, no, quindi clicchiamo sulla foto e ci apre un altro sito. Questo succede spessissimo con Pinterest e ad esempio in questo caso questo file non va, però su Pinterest ne potete trovare veramente tanti e quindi proviamo a scaricare. Vi faccio vedere un attimo questo, vediamo se questo funziona. Dovete avere veramente molta pazienza. Ecco qua, questo ad esempio funziona Apple MacBook 2016. Ci ha linkato ad un altro sito, questo qui, e vado semplicemente a cliccare su download. Apre nuovamente un altro sito, questo ad esempio è un sito Tumblr e su Tumblr si trovano veramente tantissimo materiale personalizzato. Ed ecco qua il download, voi dovete semplicemente cliccare su questo link, vi aprirà un'altra pagina e poi semplicemente dovete cliccare su scaricare. Come potete vedere l'hanno già scaricato in tantissimi. Una volta scaricato dovete semplicemente spostarlo nella cartella di The Sims. Vediamo un po' cosa posso scaricare perché ci sono veramente tantissime cose. Io solitamente, come dicevo prima, perdo sempre un sacco di tempo a scaricare il materiale personalizzato, però non voglio che questo video diventi lungo, quindi cerco con calma le cose che mi interessano e poi vi faccio vedere come le scarico e come le installo poi nel gioco. Ok, ho aperto un po' di file, un po' di cose che mi interessano e partiamo subito dal primo, che è questo. Mi piacciono molto le ciglia per i bambini, per i bebè, quindi proviamo a scaricarli. In questo caso ho cliccato sulla foto su Pinterest che mi ha linkato a questo sito e adesso clicco su download, scarica qui. E mi apre un'altra pagina, un po' come dicevo prima, quindi questa possiamo tranquillamente chiuderla. Ed ecco qua, ci sono due versioni che si possono scaricare, quella per i ragazzi e quella per i bebè, quindi io direi scarichiamole tutte e due. E quindi vado a scaricare prima il primo file e dopo il secondo, semplicemente andando a cliccare e vedete mi sta scaricando i file, perfetto. E le ciglia le abbiamo scaricate. Adesso invece passiamo a questi seggiolini per i bebè, anche qua ho cliccato sulla foto e mi ha linkato a questo sito, ora vado a cliccare su download, anche qua apre un'altra pagina, succede sempre così, sempre, per quello che ci vuole veramente tantissimo tempo.
E niente, ad esempio in questo caso il file non è disponibile, non c'è nessun link, si vede che è un errore o che l'hanno tolto, niente. Poi vado a scaricare queste scarpe per le donne, in questo caso. Anche qua clicco sulla foto, mi linka un altro sito. Allora, download. Ok. In questo caso, quando si apre questa pagina, bisogna aspettare 5 secondi prima di poter scaricare il file. Quindi aspettiamo i nostri 5 secondi e poi semplicemente avanti. Ecco qua. E vado semplicemente a cliccare su scarica. Ho trovato diversi file che non funzionavano tra tutti quelli che avevo selezionato e questo spesso succede con Pinterest. Ecco perché dovete avere tanta tanta pazienza. E tanti link non funzionavano più o erano stati eliminati e quindi non ho potuto scaricare niente. Proviamo per l'ultimo file, proviamo con queste tutine da bambine, veramente bellissime in versione bianca e nera con i cuoricini, i gattini, le stelline. Vediamo un po' se questi funzionano. Allora, qua mi linka a The Sims Resource, questo solitamente funziona al 99,9%. Sì, è stato scaricato più di 10.000 volte, quindi direi proprio che funziona. E scarichiamo semplicemente cliccando su scarica, ormai avete capito. Per quanto riguarda The Sims Resource, dovete sempre aspettare 10 secondi prima di far partire il vero e proprio download. Ok, alla fine in sostanza ho scaricato soltanto le ciglia, questo già non mi ricordo più che cos'era, alle scarpe da donna, le scarpe col tacco con gli strass e queste tutine. Vediamo se funzionano nel gioco più che altro. E adesso andiamo ad installare questi quattro file che ho scaricato nella cartella di The Sims. Quindi andiamo nella cartella di The Sims, ecco qua, The Sims 4, e il materiale personalizzato, i file che avete scaricato, che scaricate tramite Pinterest o tramite qualsiasi altro sito, dovete metterli soltanto all'interno di questa cartella. Quindi andiamo a aprire la cartella e come vedete io ho fatto delle sottocartelle per avere diviso meglio le cose, come ad esempio vestiti, tecnologia, scarpe, make-up, capelli, eccetera. Ho fatto un po' di sottocategorie per avere il tutto un po' più ordinato. Adesso vado ad aprire, apri download. Allora, vediamo un po'. Queste sono le ciglia, quindi apriamo. Questo è un file zippato, quindi bisogna estrarlo. Essendo delle ciglia, io direi di mettere nella categoria make up. Apriamo la cartella e l'unico file che dobbiamo spostare è questo, il file package, soltanto questo. Quindi lo seleziono e lo vado ad inserire nella cartella. Poi vado ad aprire il secondo file, sempre riguardanti le ciglia, questo era per i bebè. Quindi prendo il file package e lo sposto nella cartella. Perfetto. Poi che altro file avevo scaricato? Questo. Black and White, questa era la tutina, l'ultima che abbiamo scaricato, quindi la metto nella categoria Baby, ok, e trascino, ecco qua. E l'ultimo file è questo, mi raccomando, mettete in questa cartella soltanto i file punto package, soltanto questi. Seleziono il file e lo vado ad aggiungere in questo caso, visto che sono delle scarpe, nella categoria scarpe. Questo voi potete anche saltarlo, questo passaggio, potete anche fare a meno di creare delle sottocategorie. Io lo faccio per avere tutto più ordinato, però non è necessario, potete semplicemente andare a mettere tutti i file all'interno della cartella. Semplicemente senza creare queste sottocartelle. Ok, abbiamo aggiunto tutto, adesso vediamo se il gioco parte perché spesso mi capita anche questo, che c'è qualche materiale personalizzato, c'è qualche file danneggiato che non funziona e non mi parte il gioco e devo smanettare un po' di tempo per capire qual è il file. Quindi la cosa che vi consiglio è quella di non andare a scaricare troppe, troppe cose nello stesso momento e metterle tutte insieme nel gioco, perché se c'è anche soltanto un file che non funziona, il gioco non parte. Quindi magari andate a selezionare il materiale personalizzato un po' per volta, aggiungetelo un po' per volta, così almeno se c'è qualcosa che non funziona riuscite più velocemente a risalire all'errore e poterlo cancellare per poi far partire il gioco. Quindi proviamo. Eccoci qua. Adesso andiamo insieme a vedere il materiale personalizzato nel gioco, quello che ho scaricato insieme a voi. Dopo vi faccio vedere altro materiale personalizzato che ho scaricato sempre per i bebè, che però non ho ripreso. Partiamo proprio dalle ciglia. Allora, proviamo qua. Accessori, eccole qua. Allora, ce ne sono tra l'altro tantissime.
Che belle, queste sono bellissime, ad esempio, mi piacciono tanto. Oppure così, ci sono anche più chiare soltanto sotto, così più corte. Che belle che sono. Queste sono le mie preferite. O queste, oppure anche queste qua. Che belle. Ok, queste sono le ciglia che ho scaricato sia per i bebè ma anche per i bambini. Eccole qua. Poi avevo scaricato le scarpe da donna, quindi modifichiamo un attimo la bambina e passiamo a donna, a giovane adulta. Per quanto riguarda le scarpe, avevo scaricato i tacchi, le scarpe con il tacco con i glitter. Allora, scarpe, vediamo. Ne ho parecchie di scarpe. Eccole qua. Queste. Che belle. Sono molto, molto belle. Queste e poi che altro avevamo scaricato? La tutina sempre dei bebè, quindi torniamo ai bebè. Eccola qua, questa è la tutina e ci sono anche in tantissime altre fantasie con i triangolini, con i gattini, che bella questa con i gattini, poi c'è con le zampette del cagnolino, con i pois, poi c'è tutta così maculata, con le stelline e con le righe. Con il gattino, bellissima questa, bellissima. Altre con i gattini, insomma, ce ne sono diverse, anche qua diverse scelte. Però per vedere questa tutina bisogna scaricare la mesh. Io prima mi sono dimenticata di farvelo vedere nel video. La mesh in questione è questa. Quando ci sono delle mesh da scaricare, le trovate sempre nel link, trovate sempre in descrizione scritto che c'è da utilizzare da scaricare la mesh per poter vedere il materiale personalizzato. La mesh in sostanza cos'è? È il file principale che bisogna utilizzare, che bisogna avere nel gioco per poter vedere quello modificato, che in questo caso è questo. Quindi dovete avere entrambi i file, perché se non avete questo, che è appunto la mesh, questo non si vedrà e la bambina praticamente non avrà il corpo, vedrete soltanto la testolina e i piedini. Anch'io, ad esempio, ho delle acconciature da donna che non funzionano, però andare a trovarle tra tutti i file che ho è veramente quasi impossibile e quindi le ho tenute, sono giusto due o tre che non funzionano perché non mi sono accorta che c'era da scaricare la mesh, non l'ho scaricata e di conseguenza quell'acconciatura non si vede. Quindi ecco svelato il mistero. Spesso a volte mi chiedete: ho scaricato questo vestito ma non si vede, come mai? Evidentemente perché per quel determinato vestito c'è bisogno della mesh, quindi del vestito originale, per poter poi vedere quello modificato. Questo in sostanza. Adesso vi faccio vedere le altre cosine che ho scaricato, che però insomma non vi ho mostrato direttamente nel video, anche perché sennò diventava super super lungo. Ho scaricato le superstar, ci sono in tantissimi colori, guardate. Eccole qua. Allora, ci sono tutte bianche con le righe verdi, ci sono nere, adesso ve le faccio vedere alcune velocemente. Ci sono fucsia con le righe azzurre, ci sono bianche con le righe azzurre, con le righe gialle, veramente ce ne sono di tantissimi, tantissimi tipi, veramente una più bella dell'altra, le superstar. Poi, per quanto riguarda i vestiti, vediamo cos'altro ho scaricato. Allora, ho scaricato questi pantaloncini con diverse fantasie, colorati perfetti proprio per i bambini, che belli che sono. Poi ho scaricato anche questi pantaloni della tuta che ci sono in diversi colori. Ecco qua. E poi questi di Bambi che hanno anche il completino, la maglietta abbinata. E se non ricordo male, anche per questo pantalone c'è la sua magliettina abbinata. Guardate che belli che sono con Bambi, sono veramente fatti super super bene. Ecco qua. E poi per quanto riguarda il corpo intero, oltre alla tutina che vi ho mostrato adesso, non c'è altro. Parti superiori, allora, questa magliettina di diversi colori, con diverse, no, diversi colori, no, con diverse fantasie. Che belle anche queste, che sono un po' cortina, che si vede la pancina. Poi questa maglietta faceva parte del completino di prima, quello colorato con la frutta, eccetera. Anche qua ci sono tante opzioni. E poi questo di Bambi da abbinare proprio con questi pantaloncini, e anche qua ci sono quattro opzioni. E poi anche questo maglioncino, anche qua ci sono tanti tanti colori, tante varianti, e quindi c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Poi passiamo ai capelli, anche qua ho scaricato qualcosina. Allora, questi sono i capelli base, diciamo, vedete che sono uguali a questi, però con più colori disponibili.
Vedete che c'è la possibilità di avere più colori, a differenza del gioco dei capelli originali che trovate già nel gioco, ci sono soltanto questi colori, invece qua ci sono più sfumature, più colori, come ad esempio anche i capelli grigi. Ci sono anche questi con i codini, anche questi sono gli stessi del gioco con più colori. Poi ci sono questi che sono bellissimi, con le sfumature rosa, però volendo si possono fare anche lilla, grigi, viola. So che sono colori forse un po' troppo particolari per dei bambini, però questi ad esempio li trovo veramente molto molto carini. Vediamo anche questi sono belli con le punte più chiare. Questi molto molto lunghi, lunghissimi, anche qua c'è la possibilità di cambiare i colori, però questi colori sui bambini non mi piacciono tanto, li trovo poco naturali, anche se sta veramente benissimo così. Poi questi, anche questi bellissimi, li trovo bellissimi, questi forse sono i miei preferiti. Poi questi con la frangia, che belli, tutti super boccolosi. Poi questa acconciatura, anche questa è bellissima, questo chignon bello grande con i ciuffetti. Questi anche sono molto belli, un taglio pari, semplice, bello anche questo. E l'ultimo è questo qua, questa coda alta, anche questa è veramente molto molto bella. E questo in sostanza è il materiale personalizzato che ho scaricato per le bambine. Mentre invece per i bambini vediamo che non ricordo. Per i maschietti, vabbè, i capelli sono sempre gli stessi. Guardate questi, super, con un sacco di ciuffi davanti. Poi ci sono questi che sono gli stessi del gioco. E come per quanto riguarda il discorso delle femminucce, anche qua ci sono più colori da poter selezionare. Sì, per quanto riguarda i maschietti ce ne sono un po' di meno. Anche questi però sono belli. Molto molto belli questi. E poi gli ultimi capelli. Ok, sono questi qui. Anche questi li trovo bellissimi e non vedo l'ora che Tommy cresca, passa di età, ma dopo lo faremo insieme. Non so se in questo episodio o nel prossimo, credo nel prossimo, perché sennò questo video diventa super super lungo e non vedo l'ora di andare già a sistemarlo, a vestirlo, fargli le acconciature, insomma, renderlo bello bello. E per il maschietto, allora, parte sopra magliettine ci sono queste, tutte colorate. Ah, questa è come la femminuccia, ok? Questa è anche come la femminuccia che abbiamo visto prima. Corpo intero, la tutina volendo si può utilizzare anche per il maschietto, ok. Accessori non ne abbiamo. Scarpe, ok, anche qua soltanto le superstar. Ok, sono veramente fantastici. I bebè sono veramente troppo troppo dolci. E basta, sì, queste in sostanza sono le cose che ho per quanto riguarda, che ho scaricato per quanto riguarda i bebè. Io spero che questo video vi sia piaciuto, di esservi stata utile. Se avete comunque dubbi scrivetemelo qua sotto nell'info box, io cerco sempre di rispondere a tutti. Se riesco vi metto i link di ogni singolo materiale personalizzato che ho scaricato qua sotto nell'info box, cerco di mettere tutto, se riesco a trovare tutti i link ve li lascio qua sotto nell'info box, così se volete scaricarli anche voi vi basterà semplicemente cliccare qua sotto. Vi mando un grosso grosso bacione, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ciao!